Allora, tanti giovani ad ascoltarla questa sera. Cosa vorrebbe che questo libro significasse per questi giovani? Ma questo libro spero possa significare per i giovani intanto una testimonianza di una storia che è una storia della nostra terra ed è una storia di impegno, è una storia di valori, è una storia di scelte di vita, ma è anche una storia di coraggio ed è una storia di speranza. Allora io l'ho dedicato in realtà proprio ai ragazzi che sono stati poi quelli che mi hanno spinto a scrivere il libro, raccontare la storia di una famiglia normale, di un uomo normale che aveva scelto un impegno normale che è diventato eccezionale purtroppo a causa del contesto nel quale quell'impegno è stato portato avanti, un contesto di grande difficoltà. E però io credo che quella storia possa raccontare un modello di valori, un modello di impegno, un modello di scelte di vita e un modello di coraggio. Oggi a me dispiace sentire che ci sono giovani che non hanno speranza, che sono scoraggiati. Credo invece che bisogna lavorare tutti per essere partecipi del cambiamento, soprattutto per i giovani, per far sì che i nostri ragazzi possano vivere in una società migliore, come diceva mio padre, ma possano anche trovare le opportunità che desiderano nel territorio in cui vivono. E allora, per questo dobbiamo certamente impegnarci noi adulti, però i ragazzi non devono perdere la speranza. E allora io mi auguro che il libro che racconta la storia di Rocco Chinnici possa essere uno stimolo a mantenere viva nei giovani speranza e impegno. C'è la storia di Rocco Chinnici, una parte della storia è la storia privata della sua famiglia, del suo rapporto con suo padre e quindi degli insegnamenti che lei ha ereditato da suo padre. C'è una parte dedicata molto importante naturalmente al Rocco Chinnici magistrato che ha innovato le metodologie di lotta contro la mafia. Sì, è vero. In realtà mio padre, come dice qualcuno, è stato davvero un visionario, ha saputo guardare oltre e di conseguenza ha saputo avviare un cambiamento nella metodologia delle indagini e nella cultura proprio del contrasto alla criminalità organizzata. Ha innovato moltissimo in un momento in cui tutto questo non veniva compreso, perché in realtà a quell'epoca non fu compresa la portata fortemente innovativa e l'efficacia di quel cambiamento. Istituì di fatto quello che dopo la sua morte, immediatamente dopo la sua morte, si è chiamato il pool antimafia, cioè il lavoro di squadra, il lavoro di gruppo, volendo accanto a sé Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. Sostenne e fu l'unico in quel momento la legislazione di contrasto patrimoniale, quindi la legge che consentì le indagini bancarie e le indagini patrimoniali e poi sequestro e confisca dei beni ai mafiosi. Coordinò il lavoro della polizia giudiziaria anticipando quelle che sarebbero state 6 anni dopo la sua morte le disposizioni del codice di procedura penale. Si rivolse ai giovani, il cambiamento culturale. Quindi il suo lavoro è stato fortemente innovativo, talmente innovativo che noi ancora oggi lavoriamo su quel percorso tracciato da mio padre e io al Parlamento europeo sto portando avanti ulteriormente quel lavoro. Io dico noi abbiamo avuto, ed è nato nella stanza di mio padre, io ero lì in quel periodo come uditore, quindi l'ho vissuto, sono una sorta di testimone proprio diretto di quanto è accaduto. Lui creò il pool antimafia, Falcone e Borsellino, poi si aggiunse Di Lello, da lì sono nate le direzioni distrettuali antimafia, la direzione nazionale antimafia e antiterrorismo oggi e da lì è stata costituita e ci ho lavorato la Procura europea e così potrei fare riferimento a tanti altri provvedimenti, il riconoscimento reciproco degli ordini di sequestro e confisca dei beni della criminalità organizzata, cui ho lavorato e che è diventata legge anche questa nel precedente periodo di legislazione, nei precedenti 5 anni. Tutto questo nasce da quel lavoro fatto a Palermo in quegli anni e dalle scelte fortemente innovative allora di Rocco Chinnici. Ecco, appunto lei ricordava del suo impegno come parlamentare europeo. Quando il libro è stato pubblicato era forse all'inizio del primo mandato come parlamentare. Oggi è stata riconfermata. Una valutazione, ecco, sulla base, in parte già lo ha detto, dell'attività che ha potuto svolgere anche in relazione a quanto ha detto, parole molto convinte, molto piene di fiducia sul valore delle istituzioni e l'impegno nelle istituzioni.
Il libro è uscito poco prima in realtà che io accedessi al Parlamento europeo e devo dire, io ne ho fatto cenno, ho lavorato esclusivamente sui temi di diritti fondamentali, legalità, giustizia e sicurezza e posso dire che davvero con il contributo che anche io ho potuto portare di esperienza legislativa, giudiziaria e investigativa, si è costruita nei 5 anni della precedente legislatura davvero una legislazione di contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo e che tocca anche i temi della sicurezza, veramente di livello elevato. E si legge, oltre ovviamente al contributo dei deputati anche di altri paesi, al contributo di altre esperienze, ma io credo che si legge chiaramente in quelle norme il contributo che viene dall'esperienza italiana e che servirà ovviamente a tutti i magistrati, forze di polizia, forze dell'ordine dei diversi paesi per elevare il livello di efficacia nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata che purtroppo è sempre più transnazionale, lo abbiamo visto, gestisce dalle attività tradizionali, se così possiamo chiamarle, quali il traffico di sostanze stupefacenti o di armi, per esempio al traffico di esseri umani, quindi al traffico di migranti. Per cui credo sia, ecco, si sia costruita una legislazione davvero importante. Una legislazione importante che darà ulteriore forza alle istituzioni per contrastare questi fenomeni. Io sono nata, cresciuta, mi sono formata, ho sempre lavorato e tuttora lavoro nelle istituzioni. E ho fiducia nelle istituzioni perché le conosco dall'interno fin da quando sono nata. So che ci sono tanti uomini, uomini e donne ovviamente, che mettono l'impegno massimo nel lavoro che svolgono. Spesso è un lavoro difficile, spesso è un lavoro rischioso, talvolta non viene forse nemmeno riconosciuto né compreso. Ma l'impegno di queste persone va avanti. Poi per carità ci possono essere delle persone che sbagliano anche all'interno delle istituzioni, ma quelle persone vanno individuate e vanno perseguite. Però le istituzioni in sé vedono il contributo di persone valide, di persone impegnate, di persone che credono nelle scelte che hanno fatto. Non Alberto, nel presentare il suo libro, ha ricordato alcune parole chiave che possono riassumerle. Una su tutte, che ha meritato una lunga riflessione nelle sue pagine, rabbia, e un'altra che lei ha voluto aggiungere a quelle già dette da Don Alberto, cioè speranza. Ecco, le due cose come vanno insieme e con questo la ringrazio dell'attenzione. Beh, la rabbia è un sentimento umano e istintivo, direi, di fronte soprattutto a certe situazioni, a certe ingiustizie. È chiaro che quando una famiglia, dei figli si vedono strappati l'affetto più caro, cioè il marito, il papà, in una maniera così feroce, così violenta, e quella persona stava soltanto facendo il proprio lavoro e lo stava facendo proprio dedicandolo agli altri, dedicandolo alla collettività, è chiaro che dopo la prima fase di stordimento la rabbia emerge. Perché? Perché mio padre, perché così e così via. Ma questa è la mia esperienza, ma ovviamente altre situazioni determinano a volte reazioni di rabbia, è un sentimento umano, però è un sentimento che rischia di chiuderti, cioè non ti consente più di vivere. Se tu rimani prigioniero della rabbia non sarai più libero di vivere serenamente, non sarai più libero, almeno questo è il mio pensiero, di amare. Non sarai più libero di dedicare un sorriso alle persone cui ami, perché avrai sempre questa rabbia addosso che ti stritola. E soprattutto, ecco, la rabbia non ti consente, è la mia esperienza, ripeto, è la mia idea, non ti consente di proseguire l'impegno dedicandolo agli altri, perché la rabbia ti avvolge e proprio ti acceca in qualche modo. E allora bisogna lavorare su se stessi per superarla, la rabbia. Occorre avere dei valori, occorre avere dei riferimenti saldi, e occorre lavorare molto quindi su se stessi, credere in quei valori e forse in qualche modo, questo con riferimento proprio al mio caso, trovare le motivazioni per accettare quanto è accaduto. E nel mio caso è stata l'aver compreso la scelta di vita di mio padre. E allora questo ti consente di superare quella rabbia. E
allora se tu superi la rabbia puoi guardare di nuovo con sguardo aperto, con quella speranza, quella proiezione nel futuro che diversamente non potresti avere se rimani, se rimanessi prigioniero della rabbia. Quindi una scelta impegnativa, una scelta difficile, una scelta che è passata attraverso la promessa del perdono, che è una promessa che si rinnova ogni giorno, non facile, ma anche quella è necessaria per superare quella rabbia, per sentirsi di nuovo liberi, liberi di vivere, liberi di amare, liberi di impegnarsi. E è un'altra cosa che per me è stata fondamentale, per evitare di trasmettere anche involontariamente ai figli quei sentimenti di odio, di rabbia, di rancore, cioè essere nuovamente liberi di vivere la propria vita, di fare le proprie scelte, di portare avanti i propri valori e ripeto, di amare le persone che ci stanno accanto e di impegnarsi per la collettività.